Ciao a tutte e a tutti. È appena passata la Pasqua e come vi ho suggerito sulle stories dei miei profili Instagram e Facebook, vi ho chiesto di non buttare le carte delle uova di Pasqua perché ci possono essere molto utili per fare qualche gioco da proporre ai nostri bambini e alle nostre bambine. È molto probabile che i vostri figli e le vostre figlie abbiano ricevuto per questa Pasqua tantissime uova, per cui ci ritroviamo la casa piena zeppa di cioccolato e di carte di uova che alcuni di voi non vedono l'ora di sbarazzare. E di non vederle più. Però invece è una buona cosa, una buona idea quella di poter riciclare questo materiale, anche perché sappiamo che non è molto ecologico. Adesso Vi illustrerò qualche tipo di attività e anche di gioco da poter fare con i bambini e le bambine, non solo dell'età del nido, ma anche della scuola dell'infanzia e a volte anche delle elementari. Eccoci qua con le nostre carte coloratissime. Hanno diverse caratteristiche queste carte, prima di tutto il colore. Il colore è sempre luccicante, sgargiante, accattivante, perché logicamente devono essere vendute, perciò di solito hanno dei colori veramente molto intensi e molto vari, molto fantasiosi. E anche il rumore è molto forte, scricchiolante, ai bambini piace moltissimo. E poi anche il profumo di cioccolato che comunque ancora è intriso in queste carte. Per cui la prima cosa che io ho sempre proposto ai bambini e alle bambine era quello di mettere tutte queste carte, ne avevo anche parecchie, magari con fantasie diverse e grandezze diverse, a terra. Le sparpagliavo appunto sul pavimento e loro erano liberissimi di poterle esplorare. Perciò i bambini più piccoli che magari gattonavano, cercavano di sentire il rumore, magari giocavano al cucù, i bambini un po' più grandi si nascondevano sotto, le lanciavano per aria, ci facevano le coperte, improvvisavano delle casette. Per cui anche solo mettendo questo materiale a terra, vedrete che lasciando libero sfogo la loro fantasia già vi stupiranno. Da queste immagini si può vedere come bambini e bambine molto piccoli, di 6-9 mesi che iniziano a gattonare, possono sperimentarsi con questo tipo di materiale, riflettendo la loro immagine sulla parte argentata, sentendo lo scricchiolio sotto i piedi, sotto le mani. I bambini più grandi invece possono improvvisare il gioco del cucù, improvvisare delle coperte, delle casette, sperimentare anche cosa succede quando si lancia per aria una carta e sentire anche i vari tipi di rumore che essa può fare. Un'altra cosa che vi propongo è quella di creare, in questo caso magari possiamo chiedere ai fratelli o le sorelle più grandi, o cuginetti, le cuginette, di darci una mano perché si tagliano a pezzettini piccolissimi le carte delle uova, si creano una specie di coriandoli. Questi coriandoli poi ci serviranno per creare dei barattoli della calma. Se non ne avete mai sentito parlare e se avete piacere di costruirne uno, nel prossimo filmato della prossima settimana vi spiegherò come farlo. Intanto ve lo mostro. Sono queste bottiglie o proprio barattoli, anche qui ho costruito anche un barattolo che ho usato molto spesso nel mio nido in famiglia, anche con le mie figlie. Il barattolo della calma è uno strumento di ispirazione montessoriana e non perché l'avesse creato di per sé Maria Montessori, ma perché si ispira a due principi fondamentali in cui credeva molto Maria Montessori, cioè l'indipendenza del bambino e la capacità di concentrarsi, di mettere attenzione nelle cose. Un'altra cosa che piaceva tantissimo fare ai bambini e alle bambine, ma che possono fare anche i bambini della scuola dell'infanzia e addirittura delle elementari, e lo possiamo fare anche noi adulti, perché non concederci questo spasso, è quello dei travestimenti. Per cui prendendo le carte appunto colorate con dello scotch, con una forbice fare dei fori e travestirsi. Basterà pochissimo e vi posso assicurare che si divertiranno un mondo e potranno travestirsi da astronauti, ballerine, fatine, supereroi, chi più ne ha più ne metta. Un'altra attività che piace moltissimo ai bambini e alle bambine del nido, ma anche della scuola dell'infanzia e anche delle elementari, è il collage. E in questa attività, che si può già proporre dai 12 mesi come collage tranquillamente, possiamo anche chiedere magari ai bambini un po' più grandi, alle bambine, di tagliare i pezzettini per fare il collage. Per cui prendiamo la carta, con delle forbici tagliamo dei pezzettini più o meno grandi, magari se è una carta con delle fantasie possiamo proprio ritagliare i personaggi che ci sono riportati e proporre appunto questo collage. Ricordiamo che i bambini e le bambine dell'età del nido, verso i 2 anni e mezzo, già possono essere in grado di tagliare con le forbici da soli, per cui possiamo proprio proporre questa attività. Poi è anche abbastanza facile perché magari tagliando alcuni pezzetti vengono via semplicemente strappando. E appunto il collage è un'attività che piace moltissimo. Suggerisco una colla stick magari per i bambini e le bambine un po' più grandi, invece della colla liquida per i bambini più piccoli da spalmare con
con un pennello. Qui abbiamo proposto ai bambini e alle bambine un collage individuale. Abbiamo messo a loro disposizione della colla liquida, dei pezzetti di carta delle uova che avevamo tagliato precedentemente e invece in questa foto vediamo un'attività di gruppo, un collage di gruppo in cui abbiamo decorato questo picchio che avevamo visto qualche giorno prima in giardino. E adesso attenzione perché vi propongo una cosa super fashion, luccicosa, luccicante, strabiliante. Questi pompon. Questi possono essere usati già al nido, a scuola d'infanzia, alle elementari, perché comunque si può resistere a dei pompon così belli. Si possono fare sempre con la carta. La bellezza è che hanno due tipi di colorazioni, per cui una fantasia dalla parte del manico in questi fiocchettini, ma anche la parte argentata che dà molta luminosità. Fanno rumore, perciò sono veramente molto accattivanti e affascinanti anche per i bambini e le bambine più piccoli. Per crearli invece avremo bisogno che ci sia una certa competenza nel taglio, perciò magari lo potremo proporre ai bambini e alle bambine alla fine della scuola dell'infanzia e delle elementari, che vi posso assicurare si divertono un sacco. L'ultima cosa che vi propongo è questa. Sono degli anelli che insieme formano una catenella. Ecco, possiamo magari fare delle collane per i travestimenti per i nostri bambini e per le nostre bambine, oppure si possono fare dei veri e propri festoni per addobbare a festa una stanza, magari in occasione di un compleanno, oppure di una festa di fine anno, di classe, insomma, quello che si vuole. Perciò, ecco, questo si chiudono degli anellini uno dentro l'altro, poi magari, ecco, farò dei filmati anche per questa attività un po' più semplici. Comunque è veramente molto facile da fare e magari ecco propongo come età quella della fine della scuola dell'infanzia e delle elementari, perché ci vuole una certa competenza per poter tagliare queste striscioline e poi saperle anche attaccare con dello scotch. Con questo bellissimo festone io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!